Ben ritrovati in studio. In apertura di questa seconda parte ci spostiamo ad Agate. In consiglio comunale scoppia il caso del consigliere Gianfranco Ciriacono, ritenuto incompatibile da una normativa ben precisa. Mercoledì bisognava votare la surroga, ma era venuto a mancare il numero legale e ieri il civico consesso non ha nemmeno iniziato la seduta, visto che erano presenti solo 4 consiglieri su 15. Ma sentiamo i particolari in questo servizio. Ad Agate scoppia il caso Ciriacono. Il Consiglio Comunale di ieri sera, che avrebbe dovuto riprendere il dibattito sulla presunta ineleggibilità del consigliere, infatti non si è svolto. Mercoledì la seduta era stata sospesa perché i consiglieri di opposizione e 3 della maggioranza erano usciti fuori dall'aula. Ieri invece il civico consesso non ha nemmeno iniziato i lavori, visto che erano presenti solo 4 consiglieri su 15. Stando a quanto accertato dagli uffici comunali, Ciriacono, all'epoca della presentazione della propria candidatura, rivestiva ancora la carica di componente del nucleo di valutazione del comune di Agate e della sottocommissione elettorale circondariale di Vittoria, come membro supplente. Nel dibattito di mercoledì, il segretario comunale Umberto Calabrese aveva precisato che non era ammissibile nessuna deliberazione e che andava semplicemente preso atto dell'ineleggibilità del consigliere. Un dato significativo è rappresentato dal fatto che oltre ai consiglieri di opposizione, anche 3 consiglieri di maggioranza, Pepi, Di Raimondo e Cutello, si sono dimostrati solidali con Ciriacono, uscendo mercoledì dall'aula. No, onestamente non ho una spiegazione. Non me lo so spiegare nemmeno io, perché il Consiglio Comunale, tra l'altro, non è tenuto a deliberare su questa materia, ma deve soltanto prendere atto della esistenza di due casi di ineleggibilità, per cui non ho obiettivamente una spiegazione, sinceramente. Ed ancora per il Consiglio Comunale di Agate c'è il pericolo di scioglimento, qualora il bilancio non dovesse essere approvato entro 45 giorni dal termine fissato per il 30 giugno. Il bilancio ancora non è stato portato a conoscenza del Presidente e quindi nemmeno del Consiglio Comunale. Avrebbe dovuto essere approvato entro giugno, è chiaro che ormai non ci sono i tempi tecnici per farlo, per cui slitterà nei mesi, al mese successivo, al mese di luglio. La eventuale mancata approvazione del bilancio anche nel mese di luglio, comunque nei giorni immediatamente successivi, potrebbe determinare l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. Si terrà domani a Vittoria la mobilitazione per il rilancio dell'agricoltura. Intanto le organizzazioni che prenderanno parte alla manifestazione hanno stilato un documento nel quale hanno messo per iscritto le proprie rivendicazioni. In vista della mobilitazione generale per il rilancio dell'agricoltura, fissata per domani pomeriggio a Vittoria, le organizzazioni di categoria e gli altri soggetti che hanno promosso l'iniziativa hanno stilato un documento di rivendicazione. Nella piattaforma si chiede l'aumento considerevole degli aiuti economici della Comunità Europea, una moratoria per i debiti in essere e la sospensione delle prossime scadenze per quanto riguarda INPS e SERIT, nonché il blocco delle procedure delle esecuzioni immobiliari a carico delle imprese agricole e non. Si invocano anche procedure burocratiche snelle e di facile attuazione, soprattutto per quanto riguarda i controlli con parametri di resa ettaro-coltura che siano commisurati alle produzioni serricole. Vengono richiesti inoltre interventi immediati del governo nazionale e di quello regionale, anche attraverso piccoli segnali che aiutino a superare i vincoli del de minimis. E ancora garanzie per i piccoli e medi produttori agricoli, anche non associati in OP, ai fini dell'erogazione degli aiuti. Nel documento si legge ancora che negli ultimi 3 anni si è assistito ad un taglio netto di risorse per l'agricoltura di 1,5 miliardi di euro, oltre all'emergenza causata dalla psicosi del batterio killer. Vanno presi in considerazione da parte dei governi i costi di produzione sempre più pesanti, i costi burocratici e contributivi opprimenti, i redditi falcidiati dai prezzi realizzati dai produttori, assolutamente non remunerativi e che allontanano sempre di più qualunque ipotesi di sviluppo del settore. L'ultima richiesta presente sulla piattaforma di rivendicazione è relativa all'abbattimento dell'accisa sul gasolio agricolo di vitale importanza per la sericoltura e floricoltura. Alla manifestazione di domani sono stati invitati ad intervenire, fra gli altri, il ministro delle politiche agricole Saverio Romano, il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo e l'assessore regionale all'agricoltura Elio D'Antrasti. E torniamo a parlare anche oggi dell'aeroporto di Comiso e della SS 514. Questa volta di intervenire affinché l'iter burocratico si sblocchi è stato il presidente del consiglio provinciale Giovanni Occhipinti. Parte dei fondi c'è, ha affermato Occhipinti, e bisogna utilizzarli. Sentiamo.
aeroporto di Comiso e strada statale 514, ancora niente di nuovo sotto il sole. L'iter procedurale per l'apertura del Maiocco è ancora in stand-by e il presidente del Consiglio provinciale Giovanni Occhipinti lancia l'allarme e invita la deputazione regionale a sposare la causa Iblea. Bisogna immediatamente sbloccare l'iter per permettere l'appalto dei lavori della bretella di collegamento tra l'aeroporto di Comiso e la strada statale 514 Ragusa-Catania. Con i fondi ex Insicem sono stati appostati 17 milioni e mezzo di euro. Intanto, afferma Occhipinti, anche se servono più fondi si può appaltare il primo tratto perché esiste un progetto esecutivo. Il problema al momento sarebbero degli intoppi in uffici regionali. A dire di Occhipinti, lo sblocco della pratica servirebbe sia a realizzare un'infrastruttura che permetterà di giungere dall'aeroporto di Comiso alla Comiso-Chiaramonte, sia a mettere in circolo oltre 15 milioni di euro che daranno una boccata d'ossigeno all'economia eblea. 15 milioni perché 2 milioni di euro sono serviti per la progettazione, soldi della provincia che sarebbero, a dire del Presidente del Consiglio, subito spendibili. Sono stati appaltati i lavori di completamento del piano terra e del primo piano del Palazzo Carfì a Vittoria, sede destinata dall'assessorato provinciale all'edilizia scolastica ad ospitare la collezione museale Zarino. I lavori dovranno essere completati entro il prossimo dicembre, solo dopo si potrà passare alla fase che consentirà di trasferire e rendere fruibile al pubblico i reperti museali di proprietà della provincia. Si è svolta ieri mattina presso la sala convegni della provincia regionale di Ragusa la presentazione del manuale Brindiamo alla vita. Vediamo com'è andata in questo servizio. Un manuale per sensibilizzare i consumatori e soprattutto i più giovani al rispetto della vita e ad un consumo consapevole di alcol. Ieri c'è stata la presentazione di questo manuale, che è stato curato da Cittadinanza Attiva e da Confconsumatori in collaborazione con altre associazioni. Si tratta di un progetto finanziato nell'ambito del programma generale di intervento 2010-2011 dalla Regione Siciliana, con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, provenienti dalle multe erogate dall'Antitrust. L'iniziativa per la redazione di questo manuale è stata promossa dalla Confconsumatori e da Cittadinanza Attiva, anche se al progetto hanno partecipato altre associazioni di consumatori. E il progetto è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico grazie alle multe che l'Antitrust ha irrogato alle aziende che hanno violato la normativa consumeristica e quindi hanno posto in essere pratiche commerciali scorrette come pubblicità ingannevoli o aggressive. Comunque la redazione di questo manuale, la presentazione di questo manuale rientra tra l'altro nell'ambito proprio delle nostre attività come Confconsumatori, che sono quelle di informazione e educazione costante del consumatore, che sicuramente se conosce i propri diritti e i propri doveri maggiormente saprà difendersi e tutelarsi e destreggiarsi. E al termine di questa presentazione saranno distribuiti gratuitamente ai presenti questi manuali, ma potranno essere trovati comunque presso tutte le sedi delle associazioni di consumatori che hanno aderito all'iniziativa. L'assessore provinciale alla viabilità Salvatore Minardi, presente questa mattina, ha sottolineato l'importanza del messaggio lanciato dal manuale, che è stato consegnato gratuitamente a coloro che hanno preso parte alla presentazione e che sarà possibile ritirare presso le sedi delle associazioni che lo hanno realizzato. È un progetto sicuramente importantissimo, interessantissimo, che la Confconsumatori ha presentato oggi in provincia. È un libretto informativo, un manualetto molto chiaro, molto diretto, con dei disegni, con pochi dati ma significativi, che certamente può aiutare i nostri consumatori ad evitare che ci sia un abuso dell'alcol, perché l'uso moderato è sicuramente qualcosa di accettabile, l'abuso è quello che può sfociare poi in quelle tragedie, in quei drammi che viviamo sulle nostre strade quando ci si mette alla guida in condizioni non ottimali di fisiche. La provincia quindi continua questa sua campagna sulla sicurezza stradale, continua oltre agli interventi infrastrutturali che attualmente vedono aperti addirittura 14 cantieri nel corso di tutta la provincia, continua a fianco della Confconsumatori in questa campagna di sicurezza sociale sulla sicurezza stradale. La rappresentativa nazionale dei Vigili del Fuoco di Tiro al Volo si ricopre di tricolore. Quattro i titoli italiani conquistati dagli atleti della rappresentativa nazionale Vigili del Fuoco di Tiro al Volo, con sede al Comando Provinciale di Ragusa, durante il campionato italiano 2011 riservato alle Forze Armate e ai Corpi dello Stato, che si è svolto sulle pedane venete del TAV Rosatti di Ponza in provincia di Pordenone. Il Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha vinto inoltre ben 12 medaglie. E con questa notizia termina qui il nostro TG. Vi ricordo che potrete rivedere queste e le altre edizioni all'indirizzo internet www.fritivonline1.it. Buon proseguimento!